Continua a rimanere avvolta nel mistero la tragica fine della cittadina tedesca di 53 anni, ritrovata morta martedì mattina in una zona isolata d'ogliastro marina di Castellabate. Il corpo della donna, parzialmente carbonizzato e nascosto nella vegetazione a pochi metri dalla sua abitazione in via Arena, ha scosso profondamente la comunità di Castellabate. Mentre si attendono i risultati dell'autopsia e del test del DNA per confermare se si tratti o meno di Silvia Novak e le cause del decesso, nuovi dettagli emergono sul caso. L'attacco effettuata sul cadavere presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania ha rilevato una frattura grave alla testa ed una al polso destro, indizi che alimentano i sospetti di un atto violento. Il corpo in avanzato stato di decomposizione presenta inoltre ferite che potrebbero essere riconducibili ad armi da taglio o alternativamente a morsi di animali selvatici. La dinamica precisa della morte della donna resta incerta. Secondo le prime ipotesi investigative, come riporta il Giornale del Cilento, l'assassino avrebbe tentato di dare fuoco al corpo per nascondere le prove, abbandonandolo poi nella fitta vegetazione a circa 150 metri dalla casa della vittima. L'area era già stata perlustrata nei giorni precedenti dalle forze dell'ordine, con l'ausilio di droni ed unità cinofile, ma senza risultati concreti. Il compagno della vittima, un uomo di 62 anni identificato come Kai Dausel, continua a dichiararsi estraneo ai fatti. Le immagini di una telecamera di videosorveglianza confermano che la donna è uscita di casa la mattina del decesso, mentre il compagno ha fornito un alibi che sembra essere supportato da prove. Tuttavia, gli inquirenti mantengono aperte tutte le piste senza escludere alcuna ipotesi.